chiamo Eleonora Pantò e sono una socia del Museo Piemontese dell'Informatica, ma sono anche del Comitato Scientifico. L'evento di Ada Day per me è una delle più belle iniziative che il museo organizza ogni anno. Abbiamo iniziato insieme con la professoressa Berra dell'Università di Torino a pensare questo evento a maggio, quindi sono 6 mesi che ci lavoriamo. L'idea era quella di dare agli studenti delle scuole degli elementi che partissero sia dalla storia di Ada Lovelace, che è un modello per le donne in quanto la prima programmatrice, poi di parlare di come la matematica può essere importante nella vita e di come può essere insegnata in modo interessante, e infine orientare le ragazze e i ragazzi a cercare degli studi di tipo scientifico, perché appunto questo è il vincolo maggiore che oggi mette le donne in difficoltà. Non ci sono abbastanza laureati in informatica per il futuro, ma soprattutto le donne sono pochissime. E quindi il nostro obiettivo di oggi era quello di invogliare le ragazze a scegliere percorsi di studi scientifici.